L'ospedale non si tocca, l'ospedale non si tocca. Ci è stato tolto un punto nascita dove le donne potevano liberamente partorire con un parto fisiologico piuttosto che con un cesareo e ce l'hanno chiusa il 14 di febbraio di quest'anno. Quando parliamo dei tagli alla sanità ci riferiamo a un contesto in cui questa pianificazione viene fatta almeno 20-22 anni fa. La regione sempre di più negli ultimi anni riduce, taglia i servizi ai cittadini del territorio montano. Questo ospedale aveva una rianimazione, aveva reparti di chirurgia, di pediatria, di ostetricia, di ortopedia e quindi sono tutte le unità operative con i dipendenti sono stati trasferiti all'ospedale di Piacenza. Ci sono stati dei tagli pesanti ai bilanci della sanità di tutte le regioni che hanno inciso anche sulle regioni fra virgolette più virtuose come l'Emilia-Romagna, che risalgono i primi al governo Berlusconi e poi dopo al governo Monti. Tagli che per la regione Emilia-Romagna si sono quantificati in 250 milioni l'anno. Io ho partorito all'ospedale maggiore di Bologna, anche perché a Porretta era chiuso e quindi non ho potuto partorire più vicino al mio comune che è Vergato. Naturalmente la responsabilità è dell'assessore regionale, della Direzione Generale della Sanità, ma è ovvio che la sanità è l'argomento più importante anche dal punto di vista economico per qualunque regione e sicuramente anche in Emilia-Romagna. La responsabilità è condivisa tra Errani e il suo assessore. Uno degli obiettivi mai dichiarati da parte delle amministrazioni, ma sappiamo che è quello, è di risparmiare delle risorse, depotenziare quello che sono il numero dei posti letto e tutta una serie di servizi sul territorio. I partiti che hanno votato questo taglio di questa riforma sanitaria sono partiti a maggioranza. Ci manca quello strumento che hanno detto che ci daranno, non sappiamo quanto ma ce lo daranno. Nel frattempo io che ho bisogno di quello strumento non posso aspettare i tempi della politica per avere quello strumento, quindi mi rivolgo cosa? A un altro istituto, mi rivolgo a un altro ospedale, mi rivolgo a un altro presidio ospedaliero e di conseguenza cosa succede? Pavullo non avrà più necessità della mia richiesta.